Il Festival di Sanremo nasce per fare pubblicità al Casinò. In effetti, la primissima edizione del Festival di Sanremo non era all'Ariston, ma era al Salone delle Cerimonie del Casinò. Quindi nasce proprio al Casinò. Viene successivamente spostato al Teatro Ariston. Allora, è storico che il Festival di Sanremo sia nato per fare pubblicità al Casinò di Sanremo, che è stato da sempre uno dei due casinò ufficiali che hanno avuto il permesso di essere instaurati e installati sul territorio italiano. La società che ha deciso di costruire il Casinò di Sanremo, si sa, è storico che fosse formata in buona parte da fratelli massoni, con l'intenzione di creare in Liguria e quindi vicino alla Costa Azzurra quello che già si era creato in Francia, cioè un luogo in cui c'erano tanti tipi di attività e di passatempo e di diporto che potessero interessare a persone molto benestanti. Si tratta di una costruzione monumentale, come tutti i bei casinò, come quello di Monte Carlo. A pochi chilometri dal casinò di Sanremo vi è il comune di Seborga, quello che ha diviso con pochi altri luoghi del mondo la paternità dell'ordine dei Cavalieri Templari. Fecero uno dei loro maggiori centri proprio nel comune. Addirittura quelli che stanno amministrando questa memoria sostengono che ci sia un ulivo che è lì da più di 2000 anni e che sia stato testimone di molti giuramenti templari. In questo ambiente così sacrale e così pieno di densità iniziatica è nato il Casinò di Sanremo.